Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come collegare e configurare la DJI AirUnit O3. Prima però iniziamo con un veloce unboxing ed una panoramica delle specifiche. All'interno della confezione abbiamo un manuale di istruzioni, delle info importanti sull'unità video e la DJI O3. Per quanto riguarda le note, queste ci dicono di assicurarci che la VTX venga posizionata in un punto dove ci sia un buon flusso d'aria, questo per evitare che l'unità video si surriscaldi in maniera eccessiva. Inoltre ci dicono che dopo aver attivato la stabilizzazione, la O3 potrebbe risentire delle vibrazioni del frame. Per questo motivo si consiglia di sistemare la camera su un supporto morbido, a mio parere l'ideale sarebbe un supporto in TPU. Passiamo ora alle specifiche della videocamera. Le dimensioni sono 20 mm di larghezza, 19.5 di altezza e 21 di profondità. Il mount per fissarla deve essere quindi da 20 mm. Il sensore è un CMOS da 1 su 1.7. L'obiettivo ha un FOV di 155 gradi. Le risoluzioni supportate sono 1080p, 2.7K e 4K. Tutte le risoluzioni possono essere usate con 30, 50, 60, 100 o 120 fps. Il formato di registrazione è MP4 e la videocamera supporta la stabilizzazione Rocksteady. Per quanto riguarda la lunghezza del cavo, da videocamera a VTX è di 11 cm. Passiamo ora alla VTX, le dimensioni sono 30.5 mm di larghezza, 32.5 di altezza e 14.5 di profondità. Sul lato sinistro abbiamo una porta USB tipo C per l'aggiornamento firmware più uno slot per la microSD per registrare i filmati. Le microSD supportate sono quelle fino a un massimo di 256 GB. Il cavo per i collegamenti è lungo 10 cm e ha tutto quello che serve, alimentazione, RX e TX per l'USD e cavo SBUS per un eventuale controller DJI che comunque è opzionale. Per quanto riguarda l'alimentazione, l'unità video supporta una tensione in entrata compresa tra 7,4 e 26,4 V, possiamo quindi collegarla in linea diretta con lipo da 2 a 6 celle. L'antenna è di tipo omnidirezionale con polarizzazione LHCP. La lunghezza del cavo è di circa 9 cm ed è collegata alla VTX tramite due connettori IPEX. A questo punto passiamo all'attivazione ed aggiornamento dell'unità. Per farlo ci serve il software DJI Assistant 2, vi lascio il link di questa pagina in descrizione. Per attivare e aggiornare la O3 è sufficiente collegarla con il cavo USB, non c'è bisogno che sia alimentata o collegata al drone. Ok, eccoci nel software, la mia unità video è già stata attivata, ma il procedimento è molto semplice e veloce. Al primo collegamento verrà chiesto di attivarla, premete ok e sarà immediatamente pronta all'uso. A questo punto procedete all'aggiornamento firmware cliccando sull'ultima versione disponibile, anche questo è già stato fatto. Il processo di aggiornamento dura qualche minuto, quindi ci vuole un po' di pazienza. Adesso passiamo ai collegamenti, se utilizzate un flight controller predisposto per le VTX digitali i cavi sono già sistemati nell'ordine giusto, basterà quindi collegare il cavetto fornito in dotazione ed il gioco è fatto. Qualora il vostro flight controller non disponga di questo tipo di connessione non è un problema ed è possibile saldare direttamente i fili nei vari pad. Per quanto riguarda i collegamenti potete muovervi in questo modo, iniziate collegando l'alimentazione, ovvero battery e GND, il cavo rosso e quello nero. Per il cavo battery potete usare un back da 9V o simile nel vostro flight controller, ma qualora la vostra scheda non disponga di un back adatto è possibile collegare questo cavo in linea diretta con la lipo, vi ricordo che quelle supportate sono da 2 a 6 celle. Non fatevi problemi a collegare la VTX direttamente ad una 6S, è pienamente supportata e farlo non comporta alcun rischio. Passando al collegamento seriale, RX e TX vanno collegati ad una porta UART, nel mio caso la 3. Come sempre quando si tratta di collegamenti via UART dovete sistemare RX e TX invertiti tra loro, quindi RX dell'unità video su TX del flight controller e TX dell'unità video su RX del flight controller. Per finire abbiamo i collegamenti di SBUS e GND, questi servono per la radio DJI che rimane una componente accessoria e non necessaria per il funzionamento della O3.
Qualora vogliate usare questo radiocomando, dovete però distinguere tra flight controller con processore F4 e flight controller con processore F7. Su scheda F4 dovete necessariamente usare il pad S-Bus, mentre su scheda F7 potete usare un qualsiasi pad RX libero. Io ad esempio ho usato il numero 1. Se non usate il radiocomando DJI, potete rimuovere i cavi S-Bus e GND, soprattutto se state saldando i cavi direttamente nella scheda. Se usate il connettore potete lasciarli, anche se non vengono utilizzati non disturbano. Una volta conclusi i collegamenti ci spostiamo su Betaflight per la configurazione della O3. Andiamo sul tab Port e iniziamo sistemando l'OSD, attivando configurazione MSP in corrispondenza della UART dove avete collegato la VTX. Io ho usato la UART 3. Sempre nella stessa riga andate in periferiche e attivate VTX MSP più DisplayPort. Se usate versioni precedenti a Betaflight 4.4, in periferiche non avrete l'opzione DisplayPort. In questo caso dovete configurare tramite il metodo CanvasMod. Ho già realizzato un tutorial molto completo dove spiego tutti i passaggi da fare per procedere con questo metodo, che è valido anche per configurare la DJI Air Unit O3. Se vi serve, il mio tutorial è linkato in descrizione. Ricordatevi di attivare Serial RX nella porta che avete usato per il radiocomando. Questa va attivata in ogni caso, sia che stiate usando la radio DJI o un qualsiasi altro radiocomando che si usa di solito per FPV. Quando avete finito fate Save e Reboot. Se state usando il radiocomando DJI, ricordatevi che in receiver dovete attivare Serial via UART e come protocollo S-Bus. Per quanto riguarda il tab VTX non c'è nulla da configurare e deve rimanere esattamente come lo vedete in questa schermata. Ora passiamo all'OSD, per prima cosa assicuratevi che sia attivato nella pagina configurazione. Quindi sul tab OSD potete sistemare tutti i valori che avete a disposizione come meglio preferite. Vi ricordo che la DJI O3 è pienamente compatibile con l'OSD di Betaflight. Quando avete finito fate Save. Su Betaflight non c'è altro da fare, possiamo uscire. Perfetto, per oggi è tutto. In questo video abbiamo visto come collegare e configurare la DJI O3. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventandomi patrons cliccando il link a fine video.